questa è insidiosetta. La prima volta che sono salito sugli sci è andata benissimo. Ero piccolo, avevo 6 anni e da lì ho iniziato a sciare poi per tutta la vita, quindi è una cosa che faccio ogni inverno, vado ad Andalo a sciare ed è una passione che mi porta avanti. E una cosa che è andata proprio male, il primo tuffo che ho fatto da un'altezza e ho tirato una bella schienata. Però non ho smesso, ho continuato. Parliamo di tuffi al mare ovviamente, dagli scogli. Però il primo me lo ricordo perché non è stato proprio carino. Spero bene. Diciamo che c'è tanta emozione, però c'è tanta voglia di fare bene, quindi ce la metto tutta io. Sicuramente Giovanni di Scam Italia, perché è un personaggio che è stato un po' un diario della mia crescita, è un personaggio che mi ha accompagnato effettivamente, cioè mi sono reso conto che quella è stata un'esperienza davvero fondamentale. Ho avuto la fortuna di rivivere il liceo, che è una delle fasi più belle della vita secondo me, e noi come cast abbiamo fatto subito gruppo e siamo cresciuti insieme, sia come attori sia però come persone, che sono successe delle cose che poi ci siamo portati dentro. È stato figo, Giovanni di Scam sicuramente. Concerto che diventa mega party, ok? Se prima c'è anche cena e cinema, però va bene lo stesso, eh. Cosette alla norvegese, iniziamo alle 4 di pomeriggio, andiamo alle 8 di mattina. Diciamo Miles Davis perché è un artista che ha coperto delle distanze non misurabili, quindi te lo puoi davvero ascoltare per tutta la vita. Se no, artisti che a me mi fanno impazzire, Chemical Brothers, Bob Marley, Jeff Buckley. La grigia, quella buona. Guanciale, soffrittino, senza niente. Si toglie il guanciale, scoli la pasta, pasta nella padellina dove c'è il guanciale, pecorino, pepe, saltato, rimetti il guanciale, 1, 2, 3, piatto.